Bimbe, papà vi ha fatto una super sorpresa. Venite a vedere. Chiudete gli occhi però, eh! Non vedo niente. Dove vai, Anastasia? Attente. Attente. Qua. No. Dove c'è la lavatrice più o meno? Attente. Venite ancora un pezzettino, che qua c'è il gradino. Venite, venite, venite. Stop. Aprite gli occhi. La piscina. Sì, la piscina con l'ombrellone. Finalmente possiamo rinfrescarci. Okay. Potete stare 24 ore in piscina e non dovete mai scendere dal gonfiabile e io vado a riposare. Vestite? No, no, adesso gonfiamo il gonfiabile e vi mettete il costume. Ma no, 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 24 ore in piscina. Il primo che esce dal gonfiabile ha perso la sfida. Guardate che bel gonfiabile che abbiamo comprato e non l'avevamo ancora utilizzato perché non avevamo ancora la piscina. Ma sai che io mi ricordavo che era il ghiacciolo? Ma sai che anch'io? E ce l'abbiamo anche, eh? Secondo me potremmo anche cercarlo e gonfiarne due, così ognuno ha il suo gonfiabile. Oh, wow, ma sei perfetta per il gonfiabile, sembri una sirena e il gonfiabile è la coda di una sirena. Però secondo me, Anastasia, noi abbiamo anche il gonfiabile dello scorso anno che era il ghiacciolo. Vero che avevamo un ghiacciolo? Vero. Potremmo provare a cercarlo, ma non so, bisognerebbe chiedere a papà. Comunque, Vane, dai, attacca la spina. Dopo guardiamo, sì, va bene. Mi piace il costume. Ma certo, amore. Infatti quando io non c'ero mi stavo cambiando. Beh, l'avevamo capito, eh. Secondo me sei anche sbucata un attimino fuori dalla stanza, per un attimo. Allora, dai, proviamo a gonfiare questo gonfiabile e poi magari andiamo a cercare anche l'altro, ok, Ani? Così ne avete due. Vado. Si sta gonfiando la nostra sirenetta. Ah, mia cosa. Dimmi. Ma se troviamo un ghiacciolo, io prendo questo perché è uguale. Hai ragione, sì, sei veramente uguale. Anastasia, ma Vanessa, non è che ti confondi e ti sdrai sopra Anastasia? Fai attenzione che si annega. E Vanessa il ghiacciolo prenderà. Ah, è già pronto? No. Guardate cosa ha trovato Anastasia. Il gonfiabile. Allora, il ghiacciolo. Vanessa, e io quello. Va bene. Va bene? Sei d'accordo? Anche perché questo è più piccino e adatto più per Anastasia. Ma è anche uguale a mio. Ma amore, sei perfetta. Speriamo che però il ghiacciolo non sia bucato, eh? Adesso proviamo a gonfiarlo perché è chiuso dentro quella stanza da un anno. Primo lettino gonfio e adesso proviamo a gonfiare anche il nostro ghiacciolone super gigante. Ragazzi, abbiamo gonfiato i nostri lettini e adesso Vanessa va a cambiarsi e mettere il costumino perché manca solo lei. Dai, muoviti che la sfida deve iniziare, su! Siete pronte per questa sfida? Allora andiamo, ce la fai Anastasia perché il gonfiabile è più grosso di te. Ci stanno perfettamente perché questa piscina è abbastanza grande, vero? Sì. Dai. Allora, la prima a salire sarà Vanessa sul suo gonfiabile a forma di ghiacciolo. Vai Vanessa, non devi toccare l'acqua. Fai attenzione, secondo me Vanessa... Vanessa, ma sei già caduta! Ma diciamo che non è ancora iniziata. Ho capito che non è ancora iniziata. No, perché io non... Allora, salite sul gonfiabile entrando nell'acqua. Ok, adesso inizio. Abbiamo deciso che puoi entrare, Anastasia. Entra. Abbiamo deciso che puoi salire. Nonna santa. Ani, scendi nell'acqua e poi sali. E io do il via. Ci sei? Ci sei? Infatti. Vanessa, non farla cadere. Grazie Anastasia per avermi bagnata. Anastasia, ti do 3 secondi, eh? Poi inizia la challenge. Ci sei? Perché cadi? Qual è la difficoltà? Si può mettere su un piedino? Ani, guarda! Quale piedino? Ani, in piedi, mettili in piedi. Ok? Sì. Ci siamo? Posso ufficialmente iniziare la challenge? Come? Io dormo, ciao! Ok, la challenge inizia in questo istante. Ma neanche i piedi possono toccare l'acqua? No, neanche i piedi possono toccare l'acqua. Dovete sudare dentro questa piscina sotto il sole a 40 gradi.
primo gioco che dovete fare è quello di passarvi la palla senza cadere dal lettino. Se cade nella... La palla può cadere, siete voi che non dovete cadere. Perché quindi... non chiami lettino? È un lettino gonfiabile, che cos'è? È gonfiabile. Vabbè, è un lettino. Com'è l'acqua, ragazze? È calda? Posso toccare una manina? Certo che puoi toccarlo con una manina, la tocco anch'io, vediamo. Oh, che bella! Magari dopo mi ci tuffo. Magari dopo vengo dentro anch'io. Mi sono un po' bruciacchiata ieri. Dai, bene, bravissime! Perfetto, ma siete bravissime! Beh, non esagerare te, pallavolista! Caduta? Anastasia si è ribaltata! Ma cosa hai fatto? Come hai fatto a cadere? Sì. Adesso facciamo un po' di mutata, poi arriva la seconda challenge. Prima è stata vinta da adesso. Ok, prima. No, perché stavo girato, poi sono caduta e sono andata giù. Quindi posso buttarmi? Dai, Vanessa, fai un bagnetto anche te, che poi inizia la seconda sfida. Sì. Allora salite sul gommone, che sta per iniziare la seconda Aspetta. Challenge. E questa challenge consiste in fare per tre volte sasso, carta, forbice e chi perde deve fare 5 flessioni sul gonfiabile. 5 flessioni senza cadere. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa molto importante. Chi vincerà la challenge, alla fine della challenge, chi avrà vinto vincerà 100 euro da spendere questa sera alle bancarelle di San Teodoro o ai gonfiabili. Anastasia, non è valido buttarsi l'acqua addosso. Via. Ho detto. Sì. Oh, ha vinto Vanessa. Anastasia, devi fare 5. Cos'è la roba? Uno. Amore, non hai ben chiaro che cosa sono le flessioni, te? Devi sollevarti coi piedini. Vabbè, fagliele fare così, puoi farle anche così, va bene, così in ginocchio. Brava amore, bravissima. E allora siete ancora 1-0 per Vanessa. Bravissima, non sei caduta in acqua. Grazie. Adesso dovrete giocare a palla avvelenata, quindi io mi allontano. Io dovrò... Vanessa è caduta, Anastasia. Vanessa è caduta! Uno pari! Non aveva vinto lei prima! Sì. Sei caduta tu prima! Quindi siete uno pari! Senza neanche iniziare la sfida! Adesso io lancerò la palla in mezzo alla piscina. Voi vi dovrete avvicinare. Il primo che prende la palla deve riuscire a colpire l'altro avversario e così via. Il primo che cade dal lettino gonfiabile avrà perso. Okay, avete a disposizione 5 tiri. Non ci posso credere. 2-1 Anastasia. Eravamo 2-2 perché prima uno pari era. No, io prima ero caduta due volte. No, eri caduta una sola volta. No, sì, quella sasso, carta, forbice e con la palla. È vero? Sì, la prima volta con la palla io ero caduta. Ah, ma sasso, carta e forbice hai perso, però hai fatto le flessioni e non sei caduta nell'acqua. Siete 2-1. Vanessa, stai perdendo senza ancora iniziare a giocare. Cioè, io lancio la palla. Pronti? Vanessa, non riesco perché tu non sei dall'altra parte della piscina. È vero che la piscina non è chilometrica. Vado? Allora mi metto qui. No, l'ho lanciata a lei. Anastasia, dammi la palla perché deve andare in acqua. Pronto? Ha tentato di... Due pari! Ha tentato di allungarsi tenendosi con le braccia. Ani, guarda che è più congelato. Va, dai, vado?
Via! Anastasia è caduta! Anastasia è caduta 3-2 per Vanessa! Aspetta, è caduta! È salita! Sei 3-2? 3 per te, Vanessa! Vado? No, che. Okay. Ma con qua non si può giocare! Tre pari! Rifacciamo! Ma cosa rifacciamo? Non abbiamo ancora iniziata! È praticamente finita la challenge! Vado! Pronti? Via! Sono cadute! Tutte e due! Non ci posso credere! Siete due polpette! Hai dei problemi? Siete... Ma cosa avete? Non riuscite a stare... Ma è così difficile stare su gonfiabile? Siamo 2-2. Siamo 3. Ragazzi, non l'abbiamo ancora iniziato il gioco. No, siete 4-4. Ok, lancia la palla. Io la lancio. Ma devo avvicinare. Ma no! Stai lì. Pronti? No! Vai! Vado, via! Ancora. Oh! Sì. Era ora, vediamo. Aspetta, un tiro. Mi avvicino un attimo. Devi lanciare la palla, Vanessa. Vado. Sì. Anni, devi lanciare. Dai, io avvicinami un attimo. Perché ti devo avvicinare? Avvicinami. Vanessa è caduta. Non ci posso credere. Io non ci posso credere, veramente, non ci posso credere. Sì. 5-4. Vanessa. Io vinco. Siamo 5. Non abbiamo ancora giocato e tu hai finito. Anastasia, sei d'accordo a prolungare fino a 10? Sì. Perché Vanessa ha perso stando ferma sul lettino, neanche giocando. Quindi sei d'accordo? Sì. E allora siamo 5-4 per Vanessa. Sta perdendo Vanessa. Aiutami. Vai. Aspetta. Adesso arriva a me la pallonata, io lo so. 5 pari. 5 pari. Rifacciamo. Prendi la palla, adesso la dovete prendere voi la palla, eh? Non sono più io a lanciarla. Vai Ani, devi prendere Vanessa. Brava Vanessa, non ti ha presa, però 6-6. Dove vai? No, guarda, Vanessa non riesce a stare ferma sul lettino. Aiutami! Ma cosa vuoi? Wow. Ci sei, Vane? Sì, ma non mi sono fatta prendere. Fa niente, sei caduta e hai perso il punto. Ma no, era 1. 6-4. L'ultimo tiro di palla avvelenata, ragazze. Poi ho in mente un'altra challenge da farvi fare. Quella che chi... Allora, tu non dovevi nemmeno scendere dal lettino, quindi sei penalizzata e 6-5. No, non mi ero seduta bene. Vado, mettiti bene che sto per lanciare la palla. Vado. Ok. Chi cadrà per prima? Lo scopriremo tra pochissimi secondi. Ok, Vanessa ha preso la palla ed è attaccata da Anastasia. Riuscirà Vanessa a non cadere? Non lo so, dai. Sì, alla mano. No. Se l'hai parata con la mano ti ho toccata, non ti deve toccare Anastasia. Bonito. Ok. Anastasia, dai. No. Fai l'ultimo lancio. Aspetta, devi andare là. Ah, sto cadendo. Ultimo lancio. Sono un po' dentro. Ok. Sei. Sei pari. Siete. No. Sei. Cosa fai Anastasia? Tanto sei caduta ormai. Un po' dentro. Non sono 6, sono 5. Va bene, 6-5 però adesso sali, dai. Allora Anastasia, ultimo tiro che poi facciamo l'ultima challenge. Vai. Perfetto, ok. Allora. Adesso si può votare un pochino. Io dico Vanessa. Ma si può. Ma Vanessa è caduta dal lettino. Ma Vanessa, ma che problemi hai? Quindi Vanessa è a 7 e tu sei a 5. Sta vincendo. No, aspetta, cosa dici? Io mi ho fatto 6-6.
adesso. Allora, 7 a 6. Sto vincendo! Stai vincendo. Beh, siete tutte serene, tranquille? Sì. Anastasia, cerca di non cadere dal lettino perché stai vincendo per un solo punto. Quindi siamo 7 a 6. No. Vanessa, ci sei? Sì. La mano sì. Siamo 7 a 6 per te. Vanessa, stai perdendo. Adesso la prossima challenge è questa. Io vi passerò una pistola d'acqua a testa. Ve la dovete spruzzare addosso e il primo che cade dal lettino ha perso. Passagliela. Dammi. E questa a te, Anastasia. Allora, avete capito tutto, vero? Sì. Pronti allora? E via! Vediamo quanto tempo ci mettete a cadere dal gonfiabile. Tu devi caricarla ogni tanto quella, vero? No. Tu no, ma ti si scarica anche a te, stai tranquilla. Se si scarica la pistola e nessuna delle due è caduta, nessuna delle due perde un punto. Quindi fate anche attenzione. Ma non vale la pistola. Come non vale? Questo 7 sta per diventare un 8, eh? Io lo so. Vai Anastasia! No! Io non valgo! Mi posso tenere quando la devo cantare? Sarebbe meglio di no. Devi farcela da sola. Ma Vanessa, quella sono io, eh? Aiutami, Lazio! Anastasia, sei caduta! 7 a 7! Guardate Anastasia, vendicativa al massimo! Non accetta di perdere! Dai Anastasia, può capitare! Bimbe, la prossima sfida sarà difficilissima! Dovete salire nel gonfiabile opposto al vostro! Quindi Anastasia dovrai salire sul gonfiabile di Vanessa e Vanessa dovrai salire su quello di Anastasia. Avete capito? Quindi con calma vi avvicinate e poi cercate di salire sul gonfiabile opposto. Via! Anastasia, ma sei bravissima! Ma doveva essere... Anastasia è caduta. No, direi che sei caduta anche te. Mi sembrava strano che questa challenge finisse bene. No, no. 9 a 9. Scusate, 8 a 8. Cosa c'è, Anastasia? Vuoi avere un'altra possibilità? Ok. Ok, dai. Ultima possibilità. Con la stessa sfida, perché Anastasia vuole rifare. Vuole rifarla, è diventata una balena bianca. Avvicinatevi. Ok. Vanessa ce l'ha fatta e anche Anastasia, bravissime. Adesso ritornate sui vostri gonfiabili, dai. Comunque rimanete lo stesso 8-8, eh. Brava Anastasia, 9. Anastasia 9, Vanessa 8. No, no, però non vale. Come non vale? Ma lei se l'ha preso a me, allora poi io sono caduta, ma ero salita. Anastasia, sei terribile. Anastasia. No, Anastasia. Anastasia, 6 a 9. Ascoltami, io avevo concluso la challenge e tu hai voluto procedere e adesso ti becchi il punto. 9 a 8 per... 9 a 9, perché prima l'avevamo fatto un'altra. Non avevate però, non eravate cadute. Ok, prossima sfida in arrivo. La penultima sfida la decide Vanessa, c'è un'ape gigantesca che qua sotto vuol fare anche lei la challenge. Dove sei, apina? No, che vieni, oh, io ho paura, Questa è una vespa, non è un'ape. Vanessa ha deciso la sfida, la penultima sfida, ed è quella in cui dovete fare la lotta e non cadere dal lettino. Sei pronta, Anastasia? Vado, Pronte? Via! Non vale ribaltare il gonfiabile, dovete lottare, non ribaltare il gonfiabile, eh?
se sei riuscita a toccarmi. Prendete a sberlette? Anastasia, però ti devi staccare con la mano, perché così è facile, eh? No? No, ti devi staccare, Ani. Dovete lottare. Avvicinare. Oh, avvicinati. Vieni. No, però non può. No, sì, quando ti devo avvicinare si può anche tu. No, non vale, Ani. Anastasia, stai facendo il perimetro della piscina, non ti stai avvicinando. Okay, ecco. Adesso siete vicine e adesso ti stacchi. Challenge, questa sera potrai spendere i tuoi 100 euro dove vorrai. No! Cosa c'è, Anastasia? Dai, cosa c'è? Anastasia, cosa? Alcolta, non bisogna. Ehi! Vai, sali! La telecamera! Anastasia, non bisogna piangere, è un gioco. E nei non giochi. Non ne vince neanche lei! Come? Non ne vince neanche lei! Vediamo se Vanessa ha un buon cuore e dividerà i 100 euro con no. te. No, i tuoi 100 euro. Sei contenta? Sei stata bravissima! Allora, Vanessa, cosa vuoi fare? Anastasia è un po' offesa, anche se non ha niente di cui offendersi perché è un gioco. Vanessa, vuoi condividere i soldini con tua sorella? No! Niente, Anastasia, mi dispiace, tu questa sera rimarrai a casa mentre Vanessa godrà dei suoi 100 euro sui gonfiabili per tutta la sera. Salutiamo i nostri cucciolini, che il nostro video di oggi è finito. Questi li riprendo io, perché così non si bagnano. Ciao ragazzi, al prossimo video. Vane sta piangendo, è arrabbiata, dai. Guarda Anastasia, guarda tua sorella. Uno solo, eh? No, uno solo. Uno a te e una Vanessina, brava Vanessa. Questo gesto ti fa onore, brava amore.